9, nella seconda lettera a Timoteo, che costituisce in qualche modo il suo testamento spirituale, San Paolo raccomanda al suo fedele collaboratore di frequentare costantemente la Sacra Scrittura. L'Apostolo è convinto che tutta la Sacra Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare. Questa raccomandazione di Paolo a Timoteo costituisce una base su cui la Costituzione Conciliare Dei Verbum affronta il grande tema dell'ispirazione della Sacra Scrittura, una base da cui emergono in particolare la finalità salvifica, la dimensione spirituale e il principio dell'incarnazione per la Sacra Scrittura. Richiamando anzitutto la raccomandazione di Paolo a Timoteo, la Dei Verbum sottolinea che i libri della Sacra Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore, la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle Sacre Scritture. Poiché queste istruiscono in vista della salvezza per la fede in Cristo, le verità contenute in esse servono per la nostra salvezza. La Bibbia non è una raccolta di libri di storia, di cronaca, ma interamente rivolta alla salvezza integrale della persona. L'innegabile radicamento storico dei libri contenuti nel testo sacro non deve far dimenticare questa finalità primordiale, la nostra salvezza. Tutto è indirizzato a questa finalità iscritta nella stessa natura della Bibbia, che è composta come storia di salvezza in cui Dio parla e agisce per andare incontro a tutti gli uomini e salvarli dal male e dalla morte. Per raggiungere tale finalità salvifica, la Sacra Scrittura, sotto l'azione dello Spirito Santo, trasforma in parola di Dio la parola degli uomini scritta in maniera umana. Il ruolo dello Spirito Santo nella Sacra Scrittura è fondamentale. Senza la sua azione, il rischio di rimanere rinchiusi nel solo testo scritto sarebbe sempre allerta, rendendo facile l'interpretazione fondamentalista, da cui bisogna rimanere lontani per non tradire il carattere ispirato, dinamico e spirituale che il testo sacro possiede. Come ricorda l'Apostolo, la lettura uccide, lo Spirito invece dà vita. Lo Spirito Santo dunque trasforma la Sacra Scrittura in parola vivente di Dio, vissuta e trasmessa nella fede del suo popolo santo.